Continua il nostro viaggio in Molise dedicato alla tradizione degli altari di San Giuseppe a San Martino in Penzlis. Restate con noi per conoscere le famiglie che hanno rinnovato questa tradizione e hanno allestito gli altari, rinnovando anche la tavola dedicata al santo. E mentre continua il nostro giro tra i vari altari allestiti nel centro storico di San Martino in Penzlis, incontriamo la signora Maria Giovanna. Ci troviamo a casa della famiglia Figliola con un altare molto particolare che, come dire, nasce dalla natura. Sì, allora è iniziato così, tanto per di fare una cosa molto diversa dagli altri, molto naturale. E niente, con pochi risparmi. Infatti ci siamo fatti una passeggiata al mare, abbiamo trovato questo tronco bellissimo e niente, da questo tronco è nata tutta, diciamo, la natura. Abbiamo cercato di ricreare un giardino dell'Eden con delle cantele, un quadro stupendo, e però questo sempre ringraziando la famiglia Giovanni Figliola di Termoli. Per te in particolare questa tradizione cosa rappresenta? Questo è cominciato tutto l'anno scorso perché dei nostri amici fanno la pasta con la mollica. Volevamo fare questa esperienza anche noi e continuare a mandare queste tradizioni perché man mano... Abbiamo un'esperienza di fede? Questo in primis, diciamo questo qua. E perché diciamo che man mano i giovani, insomma, non è che tutti riescono poi a dedicarsi a tutto ciò. Ci vuole tanta, sia fede, pazienza, lavoro e anche economicamente, questo non ce lo dimentichiamo. E da tutto questo è iniziato dall'anno scorso, speriamo di continuare nei prossimi anni. E per la prima volta anche la famiglia di Raffaele Figliola e parenti ha allestito un altare in onore di San Giuseppe e lo ha fatto in un modo davvero suggestivo, in un locale antichissimo qui nel centro storico, e noi incontriamo la signora Maria. Niente, la prima volta che facciamo quest'altare, abbiamo fatto i presepi a Natale, ci è piaciuto tanto, allora abbiamo continuato questa tradizione dell'altare di San Giuseppe, che è bellissimo come iniziativa, è una cosa molto bella. E quindi abbiamo deciso di fare quest'altare e è piaciuto a tantissima gente. Un allestimento particolare? Abbiamo pensato di ricreare l'ambiente adatto alla bottega di San Giuseppe, come siamo tornati indietro come 2000 anni fa. Vediamo tutto curato nei dettagli, anche nei singoli elementi. Sì, ha ricreato questo banchetto, l'ha fatto lui, mio fratello. Come si chiama? Ricordiamo che è suo fratello. Raffaele. Il vigile urbano. Il vigile a San Martino, sì. E quindi ha fatto tutto lui. Si crea un effetto davvero suggestivo, un salto all'indietro nel tempo. Abbiamo pensato così. E domani ci sarà anche la tavola, giustamente. Sì, però solo con la pasta, senza ricreare tutte le pietanze. Un passo alla volta. Un passo alla volta, perché se Dio vuole l'anno prossimo faremo di più, sempre a Dio piacente. E anche la Proloco Gallicciola di San Martino in Penzlis ha condiviso questa tradizione allestendo l'altare in un ambiente molto suggestivo che fa compiere un autentico salto all'indietro nel tempo di tanti anni, vero Vincenzo Plescia, presidente della Proloco? Sì, tantissimi anni, siamo in una casa dei primi del Novecento dove in un'unica stanza si aveva tutto, dalla camera da letto al camino che era sempre necessario sia per riscaldare che per la cottura anche dei cibi, e c'era il tavolo con tutto ciò che occorreva per la vita quotidiana. Ci sono i vari elementi che compongono l'altare, la tavola, quindi è un modo davvero per condividere come associazione questo momento. Certamente, infatti questo è il secondo anno che ci proponiamo di rifare l'altare di San Giuseppe, cercando di fare il tutto per uno scopo di umanitario, cioè aiutare, dare ciò che abbiamo, che cuciniamo per l'altare, le 13 pietanze, andarlo a distribuire un poco per tutte le famiglie, le più bisognose, gli anziani soprattutto, che hanno molto bisogno di compagnia, soprattutto in questi ultimi tempi.
E per quanto riguarda anche i vari visitatori, poi avete distribuito delle vaschette simboliche di Mollica, vero? Certamente, invece di cucinare come si fa tutti gli anni, la pasta con la mollica la mattina successiva alla visita degli altari, abbiamo pensato di appunto distribuire la mollica il giorno prima, in modo tale che chi non ha l'opportunità di poter accedere o prendere la pasta la mattina può prepararsi quel buon piatto di pasta a casa. E l'associazione al femminile del Carro dei Giovani ha organizzato l'altare quest'anno cambiando il locale, sì, e spostandosi nel centro storico, vero, sì, signora, sì, Anna, sì, Maria? Sì, è vero, perché noi la nostra vecchia sede l'abbiamo lasciata, quindi gentilmente una famiglia di San Martino ci ha offerto questa casa e noi... Devo ricordare la famiglia? La famiglia Ramundo. Ce l'ha offerta anche per il presepe, abbiamo fatto il presepe qui nel centro storico e poi gli abbiamo chiesto se gentilmente ce la lasciavano tenere anche per continuare questa tradizione, quindi al che loro sono stati molto molto gentili e quindi siamo qui, abbiamo rimesso un po' a posto come sempre. Sono molto suggestivi i locali del centro storico, sì, come, sì, lo chiamate in dialetto il centro storico di San Martino? A mezza terra, cioè forse io non lo dico neanche bene perché non sono di San Martino, però diciamo che più o meno è così. Un'ambientazione suggestiva, dicevamo. Sì, 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 molto, molto suggestiva, perché sono casine piccole, antiche, cioè voglio dire anche con, cioè tutto quanto, tutto rispecchia l'ambiente e poi noi ci siamo adeguate all'ambiente, al centro storico, e abbiamo pure noi cambiato qualcosa.